Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 17, dal versetto 22 e seguenti, leggiamo: «Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Sono parole che nessuno vorrebbe ascoltare. Gesù non disegna un avvenire radioso e senza problemi, al contrario, invita i discepoli a non farsi illusioni, annuncia che la sua missione incontrerà il rifiuto e la sofferenza. Dio non fabbrica croci e non vuole la croce. È bene dirlo per non dare un'immagine deformata di Dio e non canonizzare l'ingiustizia. La croce è piuttosto il segno più eloquente del peccato. Per amore dell'uomo, il figlio di Dio si è fatto uomo. Per amore egli resta fedele. L'amore non indietreggia dinanzi al rifiuto, anzi, proprio allora riprende in tutta la sua bellezza. La croce non segna più la vittoria del male, ma diventa fonte di salvezza perché annuncia e comunica un amore che vince ogni ingiustizia. Dalla croce scaturisce un torrente di misericordia che offre a tutti noi l'inestimabile sorte di essere perdonati, di essere redenti. La parola di Gesù contiene una provocazione che riguarda tutti. Lungo il cammino della vita, a causa del peccato, capita spesso di vivere situazioni dolorose. Se soffriamo giustamente, cioè per errori che noi abbiamo commesso, quella sofferenza è una via di purificazione, serve per la nostra salvezza. Se invece soffriamo, accettiamo per amore una croce non meritata, ci uniamo a Gesù, l'innocente trafitto a causa dei nostri peccati, e partecipiamo all'opera salvifica. Non possiamo chiedere al Signore di liberarci dalle croci piccoli e grandi, piccole e grandi che attraversano la nostra vita. Possiamo però chiedere quell'amore che non ci fa soccombere sotto il peso della sofferenza. Per sfidare la croce, infatti, il fragile amore umano è come una barca in mezzo all'oceano, impossibile attraversarlo. Abbiamo bisogno di Dio. Lui solo può donare quell'amore potente che non fugge dinanzi al male. In fondo, è questo il cuore di una vita santa. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.